Michele Lucarelli di Bike & Bake. Il mio progetto è una bicicletta attrezzata con forno a legna dove cerco di fare pizze gourmet nella città di Copenaghen. Nasce a Copenaghen perché lì ho trovato lo spirito giusto, le motivazioni e gli stimoli per lavorare in un certo modo nella strada. Cerco di proporre una pizza che possa essere un connubio fra la mia cultura e il mio background da pizzaiolo qua in Italia, assieme unita allo stile e la cultura del paese che mi ospita, in questo caso la Danimarca. Non è stato semplicissimo partire tutto da zero, ho dovuto costruire un prototipo, progettarlo e poi svilupparlo, quindi all'inizialmente il mio budget di una decina di mila euro è sforato, alla fine sono arrivato a 25, però le soddisfazioni a livello di lavoro e di qualità di quello che faccio mi sta ripagando. Mi chiamo Giuliano Fattorini, insegno meccatronica all'ITIS Marconi di Iesi. Questo è il Robot Now, un robot umanoide che può essere utilizzato benissimo nella didattica, come pure in altri impieghi, come spiegavamo oggi nell'impiego della ristorazione, come presentazione di prodotti oppure intrattenimento di clienti all'interno del ristorante. Il robot è in grado di interagire con le persone, basta semplicemente programmarlo, dargli delle parole matching alle quali il robot dà delle risposte specifiche in funzione delle domande che gli vengono poste. Ha una gestualità molto elevata in quanto dispone di 25 assi, per cui riesce a replicare in tutto e per tutto quelle che sono le movenze e le attività dinamiche che un uomo può ricoprire. Sono il professor Emanuele Tonucci, insegno nella scuola superiore qui di Fano al Torelli e al Battisti. Da 2 anni mi occupo di multirotori e con i ragazzi porto avanti dei progetti proprio attinenti ai multirotori. Sono dei velivoli a pilotaggio remoto, molto divertenti ma al tempo stesso molto utili per la società. Infatti possono essere utilizzati per la fotogrammetria, possono essere utilizzati nell'agricoltura di precisione, ma possono essere anche utilizzati come toys, cioè come giocattolo. E proprio il mio scopo è quello di portare i ragazzi ormai attaccati al computer su Facebook e quanti altri social network fuori. Finalmente la tecnologia riutilizzata per portare i ragazzi fuori all'aperto e vivere in società all'aperto. Quindi in un campo divertirsi a far volare i propri multirotori e fare ad esempio delle gare.